Io quando è arrivata la guerra avevo 3-4 anni, ero lì che giocavamo e abbiamo visto le bombe cadere sopra Rimini. E mio babbo e la mia mamma ci hanno chiamato indietro e di lì hanno nascosto i baule sotto un pagliaio della biancheria, roba così. E siamo partiti per andare a San Marino. Abbiamo fatto il tragitto giù tra Rivi, giù sul fiume e siamo arrivati a San Marino, siamo andati nella galleria dove passava il treno. Dentro la galleria ci eravamo quasi persi perché non sempre ci riusciamo a vederci, perché essendo lunghissima e poi ognuno ha segnato il suo posto e ci hanno detto che di lì non ci dovevamo muovere. E quando per esempio si andava a prendere da mangiare, andava solo una persona, andava su e lo riportava giù. Una notte siamo usciti, io e mio babbo e altri due signori per andare a prendere l'uva nei campi così, e mentre eravamo lì hanno tirato una granata. Mio babbo mi ricordo che mi si è buttato addosso, ma per fortuna la granata è andata molto in giù, abbiamo visto solo la fiammata e non è successo niente. Poi se vedevano gli uomini, i tedeschi li portavano via, cercavano gli uomini per portarli a fare dei lavori, non so, a mettere più spinato, io non so, solo che noi dovevamo nascondere il nostro babbo. Lo nascondevamo sotto una coperta, io e mia sorella gli saltavamo sopra facendo finta che fosse un banchetto e così passava. Sopra la galleria c'era un tedesco con il cannone e io andavo sempre su perché ero bionda, 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 lui credevo che fossi tedesca, mi parlava, cosa. E poi anche lì hanno iniziato a bombardare e mi ha detto vai via bimba, bimba, via, 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 va giù, va giù, va giù. E mi ha mandato via perché cominciavano a bombardare anche San Marino e qualche colpetto è arrivato anche lassù. Noi la guerra, essere sinceri, il nostro mondo era di giocare, non giocavamo a nascondiglio, quelle cose lì, non ci ha fatto impressione. Quando siamo tornati a casa abbiamo fatto l'alberetto, mi ricordo che sono tutti gli animali morti, le mucche, i cani, mi ha fatto un'impressione che ancora adesso, quando ci penso, mi sembra di vederle qui davanti, gli occhi. Logicamente prima vicino al campanone c'erano tutte le case della mia amica, tutto, non c'era più niente. Di bombe ne ho trovate abbastanza, proprio vicino lì a casa nostra, nascoste in una grotta, giocavando così, dopo il tempo di guerra si andava a raccogliere le schegge per vendere, per il ferro, per comprarsi i quaderni, comprarsi da mangiare. Non è stata una grande bella infanzia, proprio per niente. La guerra è meglio che non. È una brutta cosa, no, no, per carità. E gli uomini dovevano andare d'accordo, non fare la guerra. Immagino quella canzone, fate l'amore ma non fate la guerra. Per me è inconcepibile che delle persone debbano farsi guerra l'uno con l'altro. Non è giusto.